successo annunciato quella della prima edizione di Alserio Medievale, svoltasi domenica 3 settembre nella grande area dei giardini a lago e della struttura polivalente di quasi 4.000 metri quadrati. Organizzata dalla Proloco di Alserio in collaborazione con particolari eventi di Valmadrera e diverse aziende del territorio. La manifestazione è stata patrocinata anche dai comuni di Alserio e Orsenigo, oltre che dalla provincia di Como e da Regione Lombardia, come a sottolineare l'importanza a cui tutti hanno voluto tributare alla manifestazione. Un grande evento che ha avuto come intento principale quello di far conoscere a grandi e piccini gli usi e i costumi dell'epoca, dando loro la possibilità di poter trascorrere la giornata immersi in un vero accampamento medievale, camminando tra gli oltre 100 figuranti in rigorosi e bellissimi abiti d'epoca, con la possibilità di partecipare a gare e giochi proprio come succedeva a quel tempo. La manifestazione ha aperto i battenti alle 9 del mattino e fin da subito tutti i parcheggi messi a disposizione sono stati presi d'assalto, tant'è che per tutta la giornata è stato davvero difficile trovare posto per le automobili in arrivo. Tantissimi gli eventi organizzati e che hanno tenuto compagnia alle centinaia di persone intervenute per assistervi. All'ingresso dell'area è andato in scena lo spettacolo di falconeria con i falconieri del feudo che, oltre al volo dei rapaci, hanno dato la possibilità di vedere dal vivo e accarezzare questi bellissimi esemplari di falchi, gufi e civette. A rotazione durante la giornata si sono esibiti bravissimi e coloratissimi sbandieratori di Prima Luna che al suono dei loro tamburi hanno incantato i presenti con lanci e acrobazie delle loro bandiere, suddividendosi tra gruppi di uomini, donne e anche delle giovani e bravissime sbandieratrici. Uno spettacolo che ha tenuto con il fiato sospeso soprattutto i tantissimi bambini presenti è stato quello del simpatico mangiafuoco con i suoi attrezzi infuocati e con il soffio del fuoco direttamente dalla bocca, accompagnato dallo stupore e dagli applausi dei presenti. Altro spettacolo andato in scena è stato quello di Celeste con la giostra medievale, dove dei figuranti in sella a bellissimi cavalli ornati con drappi colorati si sono sfidati impugnando lunghissime spade nel cercare di raccogliere il maggior numero di anelli possibili dalla giostra, costituita da un fantoccio posto al centro del campo di gara, proprio come succedeva nel Medioevo. Grande successo soprattutto tra i più piccoli ha avuto il grande Luna Park medievale, organizzato dal gruppo Noi per Voi di Valmadrera. Distribuiti su tutta l'area dei giardini a lago, infatti sono stati ricreati i giochi di quei tempi dove tutti i presenti si sono potuti sfidare.
tra i tanti sono potuti ammirare la prova di coraggio che consisteva nell'attraversare un percorso in cui oscillavano asce e mazze appese a corde, ovviamente finte, cercando di evitarle e arrivare così al traguardo nel minor tempo possibile. E ancora il flipper medievale, il canestro nel barattolo, la gincana nelle carriole piene di sacchi, lo schiaccianoci, la giostra nei cessi e la gara che faceva scoppiare per prima il palloncino saltando su delle molle a forma di cavallo. Il tutto immerso in un percorso addobbato con braccieri, gonfaloni, gagliardetti colorati e vere armature d'epoca a ricreare ancora di più un'atmosfera unica. Molto apprezzato anche il giro a cavallo per i più piccoli, la lettura delle carte della chiromante, la gara del lancio ai barattoli e quella della ruota in cui si dovevano centrare dei piatti roteanti con delle palline. Altro grande successo di pubblico ha registrato il tiro con l'arco, organizzato dagli arcieri del Riccio e che per tutta la giornata hanno spiegato le tecniche del tiro e dato la possibilità di cimentarsi in questa specialità. Molto interesse ha ottenuto la presenza del bellissimo mulino situato all'ingresso dell'area, dove dei veri mugnai hanno spiegato la storia di questo manufatto molto antico e del suo funzionamento, dando prova di come ancora oggi viene macinato il grano con questa antica tecnica, il tutto tramite la sola forza dell'acqua, capace di mettere in movimento la grande ruota e tutti gli ingranaggi. Alle 17.30 si è tenuta anche un'interessante conferenza sull'alimentazione del Medioevo, tenuta dallo storico Simone Rotunno presso la struttura polivalente. La festa si è poi protratta fino a mezzanotte e gli organizzatori, sia per pranzo che per la cena, hanno predisposto un'area ristoro con molti piatti tipici, tra i quali la rustisciada, la zuppa del contadino e la torta paesana. E per tutta la giornata è stato garantito il servizio bar per tutti i presenti. Buona la prima quindi per Alserio Medievale e siamo sicuri che gli organizzatori si metteranno presto al lavoro per organizzare una seconda edizione ancora più bella e coinvolgente.